Buondì, buonasera e buonanotte. Benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Passato qualche tempo da quando ho l'ultima registrazione della puntata, per voi non sarà passato così tanto tempo. Stiamo muovendoci verso la fine del gioco. Tra poco, con le ricerche che stiamo facendo, saremo in grado di attaccare le colonie dei Pandorani prima che esse attacchino le città. Quindi questo ci darà un grosso vantaggio, soprattutto sul guadagnare relazioni diplomatiche. Stiamo aiutando la ricerca dei discepoli di Anu, che devo dire non è che ci darà tante soddisfazioni, però intanto stiamo andando avanti e dobbiamo fare in fretta e dobbiamo finire questo gioco. Dobbiamo finirlo. Oggi penso che andremo a fare un po' di shopping, perché siamo in scarsità di materiale. Tutto questo dopo la sigla. Rieccoci qua. Quindi abbiamo due team pronti ad attaccare qua, ma non ce la facciamo per qualche assurda ragione. Sarà qualche bug? L'abbiamo lasciato lì troppo tempo? Non lo so. Delta, che è un team abbastanza potente, è qui che non fa niente a parte raccogliere Living Crystal, di quale abbiamo bisogno. Bravo, che ha un interessantissimo armadillo ed è pronto a scattare per ogni evenienza, con Angus Fangus e Alexandro Mussa, che sono in panchina da un po' troppo tempo, sta estraendo il gas protein mutein, di cui abbiamo abbastanza bisogno perché dobbiamo fabbricare nuove armi degli antichi. Scorpion, Destiny, piuttosto che Rebuke. Adesso siamo in scarsità di materiali. Dobbiamo fare un altro. C'ero prima. L'altra Crystal Crossbow forse potrebbe servire a qualcuno, ma l'altro Scorpion sicuro serve. Via, l'altro Scorpion. In realtà ci servirebbero più armature. Però adesso siamo a zero come materiali. Quindi abbiamo un sito degli antichi che è un Orichalcum Mine. Un sito degli antichi che è un Protemutant Field. Forse questo è quello che ci serve di più adesso. Cosa abbiamo? 1, 2, 3 cecchini, quindi ce la possiamo fare. Qui Gunther Kennedy, io userei anche un tralala Kennedy. Buon Gunther tralala Kennedy. Tu hai bisogno per esempio di una nuova armatura e anche di qualche arma migliore di questa, oltre a fare esperienza. Ah, questo è il team nuovo che ha bisogno di fare un sacco di esperienza. Sì, sì. Vediamo come se la cavano in una missione contro... Oh, qua ci serviva la Shargan. Ce l'abbiamo la Shargan, però lui non ha la proficiency. Qua serviva la pistola che ha Julio Murphy. Quindi o lasciamo tutto a il buon Mutoid. Julio Murphy potrebbe diventare un ottimo scout. Speed più 4. Stealth più 5. Speed più 2. Non è molta stealth, è una marea di perception. Tu riesci a vedere una formica a 4 km di distanza, più o meno. Tu invece non so bene che fare, perché senza la Tormentor è un po' un problema. La pistola non è abbastanza. Potrei darti questo che è un po' più preciso, però.
contro gli antichi non fa niente. Questo non fa niente, tu sei praticamente inutile contro gli antichi. Non una gran build, il Berserker Mutoid, ricordatevi. Non una gran build, purtroppo. Tu sei già una build migliore. Questo quarterback mi potrebbe servire. Ma non adesso. Meno 5. E questo che è da stealth meno 10. Allora andiamo di questi. Anche qui abbiamo una perception abbastanza alta. E questi che fanno abbastanza male. Il buon tralala. Allora, come dicevamo un attimo fa, abbiamo un... Oh! Sì, nel frattempo ho fatto un po' di rivendita di cose che non mi servivano qua dentro. Armi vecchie, armi degli indipendenti, eccetera, eccetera, armi che non avrei mai usato, e abbiamo guadagnato un po' di materiale, quindi possiamo già possiamo già creare altra roba. Non una Scyther, non uno Scorpion, e questo non mi piace, ma quello di cui abbiamo bisogno penso siano principalmente armature. Perché la mia tentazione è quella di buttare un po' di questi rookie nella mischia. Guarda quanti cavolo di rookie ci sono. Anche questi. È un Diabolic verde che non vede l'ora di entrare nella mischia, però ancora un po'. Ancora un po' da... da farsi le ossa. Abbiamo un Heavy, due Heavy. Questo Heavy come è fatto? Bonus grenade range, utile. Carry weight, cautious. Cautious non ci serve, però quarterback potrebbe servirci. Complimenti per il caschetto. Indiana Lopez. Complimenti anche lei per il caschetto. Lei è uno sniperist, uno trooper e un thief. Tutto quello che non serve un Eevee. Perfetto. Questo Tiff mi fa pensare che potrei farti diventare un infiltrator con la mitragliatrice. Però hai anche queste proficiency. Johnson Godoy sta aspettando che io gli faccia le VV a due arms. Per il resto dovrebbe essere a posto. È una combinazione abbastanza strana e anche abbastanza inquietante, devo essere sincero. Tra un... ha uno sniperist, però che... infatti le PDW adesso come adesso sono abbastanza inutile. Potrei dargli questo, però non ho abbastanza punti e potrei fargli fare double class con qualcosa che adesso non mi viene. Non ha neanche una torretta, infatti ha bisogno almeno delle VVA2 arms. È una combinazione abbastanza inquietante, con le gambe più veloci di tutte e questo torso, che è un torso fatto apposta per i cecchini, quindi questo potrebbe essere un ottimo cecchino, ha già un... ha un accuracy di più 8, pensavo di più. Adesso non dà molto più accuracy. Questo dà più 10 perception. Non ho caschetti da dargli. Ah, potrei crearglieli. Johnson Godoy è già uno che può andare. E questi altri, alcuni devono ancora livellare. Al massimo livello. Violetta. Sniper. Un cecchino con sniper. A bombardier. Anche questo potrebbe essere utile. Team Kabir. Stiamo aspettando che gli venga fuori rapid clearance. Oltre a close quarter specialist.
buttarlo nella mischia. Intanto dovremmo fare un'altra Masked Manticore in modo tale che rimpolpiamo uno dei team tipo o Charlie o Delta con nuovi rincalzi. Allora, ciancia le bande, facciamo qualche missione? Abbiamo qua un Auricalcum Mine che aspetta noi. Abbiamo qua un altro sito degli antichi che aspetta noi, il Protem Mutant Field, che forse è quello che ti... No, però anche la... anche lo ricalco ci serve. Altro Auricalcum Mine e qua c'è uno Scavenging Site ricco. Facciamo per prima cosa lo Scavenging Site a sto punto. E qua ci sono anche degli altri rincalzi da andare a prendere. Nel frattempo la ricerca sta andando avanti facendo la Pandoran Citadel, perché è quella che ci serve di più. Quindi io direi andiamo a prenderli. Andiamo a prendere queste simpatiche casse. Il nostro simpatico team con Okramoth e Toby J, che è abbastanza ben formato ormai, ben rodato e ben formato. Tu fai il cecchino con la Destiny praticamente. Ah no, tra l'altro la Destiny non puoi metterti in Overwatch. Ah, tu hai Biochemist, quindi la mitragliatrice ti serve. Tu hai Bombardier, ma non lo userai mai. Reckless. Potrebbe avere un senso Reckless. Però aspettiamo che ti rimpompi un pochino di più. Tappeto, ancora qualche cosa dal Berserker da prendere, oltre a questo. Okramoth è ancora lì che aspetta che gli faccio fare la doppia classe. Strongman e Self Defense Specialist, che non penso utilizzerò. Citizen Aileen ancora ready for action, che non gli serve con questo fucile. Con questo forse sì. Buttaci dentro un'altra arma paralizzante, perché non si sa mai. Heavy Mutoid va bene così. Potrei dargli una mitragliatrice più decente di questa, ma non credo gli servirà. Tu puoi lanciare Poison. Guglielmo Tell lanci Fireworm. E tra l'altro può anche fare Resurrect Corpses. E penso che ci siamo. Don Diego della Vega deve ancora livellare al massimo. Mindcrush, Mark for Death, Sniperist. Arachless, che è il contrario dello Sniperist, però fa leggermente più danno. Meno 10% accuracy è un botto. Non conviene. Bene, andiamo. E vediamo un po' che cosa ci porterà la fortuna. Eccoci qua. Allora, abbiamo una sirena. Che è abbastanza vicina. È un robo che fa venire fuori la mist. Va bene, intanto salviamo. Ci sono 20 pacchetti da raccogliere. Allora, vediamo un attimo dove sono questi 20 pacchetti. Di qua non c'è niente a parte la sirena. Qua ce n'è uno. Bello lontano. 2, 3. Dentro qua 4. È una mappa che ho già visto. 5. 6, 7 casse. Qua c'è un'insolita luce brillante nella luna. Quindi dovremmo... I punti di fuga sono ovviamente di qua. Quindi con gli ultimi... Quali dovrebbero essere gli ultimi pacchetti? Di qua, che è inutile. Bene. Allora, io direi... Iniziamo, come al solito. Puoi fare jet jump su qualche... allora possiamo fare così, guarda. No, non hai Steel Frenzy. Pensavo, invece no. Allora. Dov'è il nostro prezzo di fiducia? Don Diego. Va bene. Vai a vedere intanto che cosa c'è qua.
Abbiamo un Acheron. E un Myrmidon. Va. E non possiamo sparare in questo turno. La sirena ha Instill Frenzy e Acid Spray. Acid Spray è abbastanza seccante. Con il Destiny puoi colpire nessuno. Allora. Beh, dobbiamo andare verso di là, sicuro. Quindi, non c'è qualche Terminator? Oh, voi siete il team senza Terminator. Dobbiamo tentare di paralizzarla, ma anche no. Non mi ricordo quanto ha di 4,70, 8, 16, 24, 32... Potremmo tentare di paralizzarla. Ma sinceramente ho tanto di quel mutagen da venderlo proprio. Vi serve del mutagen? Faccio un buon prezzo. What's our move? No time to lose. Andiamole vicino. Preparing to fire. Ok. Non basta, ovviamente. E va bene. Primo turno facciamo fuori questa. Wow. Ok, hai 20 di bleeding e 23 punti vita, giustamente. E noi non possiamo più sparare, benissimo, va, sì, ma va bene così. Let's do this. Tiriamola giù. Non so perché non ti ho dato la Shargan, ma fa niente. E va bene così. E uno, e via. Poi. Non hai Mark for Death. Ah, un po' un tiro dell'ella, però. I'm here. Puoi già giampare qua. This is going to make... Ok, e tu farai con Destiny e con il lanciagranate un po' di pulizia. Scuola di pulizia. Possiamo fare anche dash dopo. Benissimo. Fa niente, va bene così. Don Diego. Don Diego, dove ti puoi mettere? Di qua. E se arriva quello lì, gli spariamo. Turno un po' me. Cioè, ci sta, ma non ho raccolto nessuna cassa. E questo non va bene. In più abbiamo poca gente in Overwatch, quindi non va bene neanche quello. Un po' meno, grazie. È quell'Acheron che deve, che chiede, chiama rinforzi. Quello deve sparire.
Vieni, vieni. Vieni, carino. Vieni da papà. Che mo ti sterminiamo fatto bene. Allora. Non riesci a vedere nessuno, eh? Ma proprio nessuno. Sono piazzati tutti molto bene. This is going to make all the difference. Se lo dici tu. E qua hai una colonna che ti impedisce di sparare. Molto molto bene. Questa è l'unica. Vai. Iniziamo a fare un po' di pulizia, va. Non abbiamo fatto niente. I'm repositioning. Chi puoi colpire qua? Hai due bersagli. Sono i due Myrmidon. Un po' di boom blast. Qua lo avvisiamo. Torso, quindi non gli serve più a niente. Neanche questo qua. Molto bene, e non ho svegliato altri, eh. What's our move? Tempo di fare del male a questo hacker. Ma potrei dare un sloth a lui. E tu lancia un'altra bella granata a lui. E ora l'abbiamo svegliato. E abbiamo fatto un bel po' di danno, eh. Ma tu adesso non puoi più sparare. È riuscito a mancarlo? Come fate a mancare una bestia così grossa? Aspetta, sono... Sì, ma dovevi fargli un pelo di bleeding. Ha due gambe con un punto vita. E no, cioè no. E tra l'altro non è neanche il nostro obiettivo. Perché il nostro obiettivo è andare a prendere le casse, non sparare a queste gentaglie. Andiamo a prendere la prima cassa, va. Mutagen che non mi sa... Ah, vabbè, prossimo turno. Tappeto. Tanto se vieni qua non... Ora che se ti faccio mettere in Overwatch tu... Neural Disruption ovviamente non lo puoi fare se non lo vedi. Puoi metterti qua. Se quel simpaticone si gira indietro... iniziamo a fulminare. No, non ci arrivi. Malena. Malena può correre di qua, però non... Come la vaga sensazione che ci arriverà un altro po' di gentaglia. Tanto si muove quell'affarino lì sicuro. Oh, Kramot! Proteggi Malena. I'll keep my eyes open. Vabbè, quelli sono abbastanza morti. Richiama rinforzi.
Ah, l'ha curato. E qua c'è un rinforzo. Ok. Abbiamo ricchi a correre. Ok. Cosa sta succedendo? Dove sono? Dove siete? Quanta gente non... quanta gentaglia non c'è qua. Mancato, bene, perfetto. Tu hai visibilità sul bersaglio. Tiriamolo giù, va. Chi ha detto che un cecchino non può essere un berserker? Ok. E questi sono i rinforzi che hanno chiamato. Ma Heavy Mutoid, se ci arriva... non ci arriva... ci arrivi, ma neanche per la... ma neanche per l'anticamera del cervello. Vabbè, intanto abbiamo sprecato un boom blast. Tanto vale bombardare. Tu hai visibilità su quelli. Una peste, però sono troppo lontani. Questo è già più visibile. E quello c'è davanti. Guglielmo Tell. Mi mettiti di qua. Adesso come stai messo? Quello. Questo è bello visibile. Quindi sì, quick aim. Iniziamo a fare dei danni. A lui per primo. E poi a lui. Facciamo un bel fireworm. Giusto per fare da esca. No, non ci riesce ad arrivare da nessuna parte. Lo spreco. Vabbè. Andiamo fuori col mirimidone, va. Molto bene. Tu intanto raccogli quello che devi raccogliere. Sono stupidaggini, basta. Una visibilità pessima. Vabbè, avviciniamoci di qua. Tu sei invisibile. Toby. This is going to make all the difference. Non credo. What's our move? Meno che Toby, invece che star qui, non inizia a muoversi. Sul tetto non ci arriva. Ecco.
E non voglio rischiare Toby. Malena può incassare qualche cosa. Tenendo conto che anche le gambe che le danno un po' di stealth in più. Sì, piuttosto meglio così. E in Overwatch da dietro, non si sa mai. Okramoth può arrivare alla cassa di qui. No time to lose. Tanta bella roba. Abbastanza inutile. Forse il missile. Questo no. Vai. Tiro pessimo. No, qua sei abbastanza discretamente inutile. Quindi andiamo balzellone balzellone e avviciniamoci alle altre casse. E va bene così. Ohia! Questa non è stata una bella sorpresa. Quello è Tar Shadow. Cosa è Tar Shadow? Vedete questo... questo viola che esce? Se lo ammazziamo, quello di... crea un'ombra che ci farà tanto tanto male. Penso che devo correre in ritirata. È stata una pessima scelta. Tu sei dazed, quindi vai un passettino avanti e basta. Salvate il soldato Okramoth di nuovo. Qua diamo alla rivendita del dei will point. Tanto curati. E via di qua. No time to lose. Ok, tu hai già... No, tu non hai ancora sparato. Sì, tu hai già... Sì, no, tu non hai ancora sparato. Ah no, tu hai la... hai avuto la ricarica. Da qua riesce a colpire qualcuno? Sette, 14, 21, 28... Ehstia. I can make a difference. Potremmo. Cioè, dobbiamo uccidere quello là. Sicuro. Allora, tu.
Tanto qua non dobbiamo più tornarci, quindi vai da questo qua. E fai. Boom! Il motel può andare verso quelle casse lì. Intanto. Finché non è visto. Oh, bello che correre. Aspettiamo però, perché dobbiamo vedere come si evolve la situazione qua. Probabilità di beccarlo è infima. Tra l'altro c'è anche un Hitman qua, di cui non mi devo dimenticare, perché quello fa un male cane. Allora, penso che la soluzione migliore sia il shock value da 200 di shock value. Questo c'è a 310, no, no. Non la realizzeremo mai. Intanto facciamo un bel rapid clearance. È una bella mazzata. Un paio di... un paio di mazzate questo qua di fianco, no? Dite che funziona? Proviamoci. Sì che funziona, molto molto bene. Però anche il prossimo turno sono dazed. Devo stare attento a quello che faccio. Dovrei accerchiarlo quello lì per paralizzarlo. E non ho gente. Forse tu! No, non hai il fucile a cecchino per paralizzare, eh? Mutagen. Mutagen come se non ci fosse un domani. E va bene. Il problema è che quell'affare là non va bene. Ha sprecato will point. Non ci arriverò mai. No, infatti. Stiamo facendo errori su errori, eh? Errori su errori con contorno di errori. Ora puoi fare Boom Blast. E vediamo se serve. Tanto prendiamo questo. Il cecchino non lo prenderemo mai. Vabbè, intanto ammazziamo quello lì, va. Tu chi potresti colpire? Il mirmidone. E allora sti cazzi. Vai, vai. Okromoz se n'è appena andato. Toby. Questo cos'è che ha? Solo la pinza. Quindi, se io riuscissi a disattivargli la pinza in qualche maniera, go
Quello diventa inutile. Devo aspettare di morire per diventare utile di nuovo. Vai! Non l'ho capito. Non l'ho capito. Non l'ho capito. Io non lo voglio ammazzare questo. Questo diventa pericolosissimo se lo ammazzo. Allora, cosa migliore da fare è spostarci di qua. Tra l'altro lei è in adrenaline rush, quindi il prossimo turno è dazed, comunque cosa succeda. Forse è meglio non ammazzarlo. Target confirmation. Bene, ora torna indietro. E va bene così. Tu invece dovresti andare a salutare il nostro simpatico amico Cecchino. Non sto mirmidone che è fastidiosissimo, ma ha poche chance di sopravvivere. Questo qua. Molto bene. E niente. Questo è andato. Vediamo un po' cosa succede. Questo può solo andarsene. Questo può far male. E lo farà. E questo rinforzo. Giustamente un'altra sirena. Questa sirena è abbastanza fastidiosa. Tu sei carico come un bue, eh? Andare a scaricare a nostro simpatico amico un po' di roba. Non siamo messi benissimo. I'm here. Possiamo scegliere se ammazzare questa. E non ce la facciamo. O salutare quello lì in maniera violenta. E abbiamo staccato il braccio, molto bene. I'm ready. Tu hai scaricato. Adesso andare ancora all'attacco. Non ho idea di quanto danno possa fare quello lì. Intanto no. Intanto questo potrebbe già essere utile. Facciamo Barcellona, Barcellona, fuori di qui. In modo tale che il prossimo turno magari possiamo avvicinarci già a una cassa.
Possiamo andarli sopra, eh? E là c'è il cecchino. Ho il tetto sopra di te. Sei ancora spitterhead, quindi non è che sei proprio disattivato del tutto. Il resto non ha molto senso. Bene, e quello non può più sparare. Non può più fare niente, molto bene. Visibilità sull'Hitman, ma a me interessa che proteggi Malena. Aiming. Got you. Una goo bomb, non ci arriva ma neanche a pagarlo. Un poison worm. Fai di poison worm, va. Giusto per distrarre un attimo sti tizi. Ok, Toby. Yes. Noi ci piazziamo qua, poi ci facciamo catturare dal quel tizio. E non è il caso. Facciamo così, abbandoniamo Malena al suo destino. Ready for action. E non va bene. Proviamo a metterci di qua. Col Destiny cosa riusciamo a fare? I know how to do this. Riusciamo a beccare un pelo la sirena? È fastidiosissimo questo sistema di mira. Tu dimmi come faccio a... Vabbè. We got him. Questo è mezzo paralizzato. Può essere l'altro che va a raccogliere le schifezze in giro. Abbiamo ancora una, due. Abbiamo ancora una, due casse. Una lo potrebbe fare Toby se sopravviverà, e l'altra lo può fare Guglielmo Tell. Sì, potremmo farcela. E tu già potresti essere sulla via del rientro.
Metto in panico anche la sirena. Tu te ne vai. Standing by. Una marea di... Non ho ben capito che cosa vuol fare la sirena. Finché lì non mi preoccupa granché. Questa granata potrebbe tornarci molto utile. Ah, ho capito adesso. Che non ti posso colpire col Destiny. Ho messo questo Hitman. Con un colpo lo paralizziamo, no? No, non lo paralizzeremo mai, però... Già, lo sistemiamo per le feste. Intanto vai di qua, così prendiamo quello che ci avanza. Cibo. Una mitragliatrice carica. Questo è molto interessante. Due visibilità anche sulla sirena. Avvicinarmi qua, sparargli un colpo. Non è che mi interessi particolarmente portarmelo a casa, però. Però almeno evito che con la sua Dark Shadow mi faccia dei brutti scherzi. Bene. Ok, on the muskin, I got you, deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. Okramot, puoi già andartene fuori, grazie per la collaborazione. Gli stacchiamo la testa, questo è totalmente inutile. Benissimo. E intanto ci incamminiamo verso l'uscita. Non so se... Se lanciassi una granata, non ci arrivo qua. Prove. Andiamo a vedere se facciamo un po' di subbuglio. Ho accorciato un po' la strada alla sirena. Molto molto bene. Una fesseria. Vabbè, se si muove... Cerca di colpirla. Con Boom Blast gli potevo far male. Aia.
Ok. Toby, la vedo male per te. Tu te ne vai. Vai, in testa. E finiamo anche l'opera. Finiamo l'opera magari con un bel Mark for Death. All I need is a clear shot. Vai! Direi ottimo. Andiamo a ringraziarlo per esserci venuto a trovare. Tappeto. E ne abbiamo seccato un altro. Guglielmo. Direi che tu devi correre il più possibile verso l'uscita, e l'uscita è dall'altra parte del pianeta, perfetto. Questo è paralizzato ancora per un sacco di tempo. Tu hai seccato quella tizia. Visibilità su due Armstrong. Uno è quello lì che è paralizzato e l'altro è Guglielmo Tell. Quindi tu non hai visibilità su nessuno, però puoi terrorizzare quello lì che è già paralizzato e quindi non ci interessa. Cassa piena di tutto, quindi tu puoi magari coprire. Rinforzi di solito arrivando di lì. Vabbè, abbiamo sprecato un colpo paralizzante, fa niente. Andiamo di qua. Percorrendo con una maniera poco scoordinata. Out of ammo. Malena è stracarica. Tu sei stracarico, no? Qua non c'è nessun altro. Toby è stracarico. Oh, Toby è carico e basta. Vabbè. Andiamo, ce ne vamo. Adesso che qualcuno si avvicina troppo lo paralizziamo. Tu te ne vai. Mi hai fatto un bel po' di repulisti, eh? Allora. Ah, mi interessa. Here I come. Balzellon, balzelloni, agguadagniamo l'uscita. Watch this. Guadagniamo l'uscita. Non lo beccherò mai. Sinceramente non mi interessa neanche beccarlo.
Sembra che questo dia night vision, qualcosa del genere. Quello non mi interessa. Avviciniamoci all'uscita. Tappeto. Mettiti di qua. Sicuro un balzellone, sei già fuori, quindi. Direi che tu non hai molto da fare. Tu sai stracare. Abbiamo lasciato giù un po' di roba, ma sinceramente non è che ci serva molto di più di quello che abbiamo, eh? Ah, mettiamoci qua. Un punto d'uscita anche di lì. Tanto vale sfruttarlo. Heavy mute di qua. Malena. Malena può già andare fuori dalle scatole. Con le scatole. Vai. Non ho scatole qua vicino. E sinceramente va bene così. Se ne va. Tu sei pronto per uscire. Tu sei pronto per uscire. I know how to do it. E dici. Direi che siamo tutti pronti per uscire. Sì, andiamocene, basta. Abbiamo una marea di mutagen che sinceramente ne abbiamo già un sacco. E vattene anche tu. E abbiamo finito. Vai, Don Diego. E via. Vabbè. E va bene così. È stato un po' rocambolesca però. Mentre l'elettrice è un sacco comodo, ma maremo una marea di materiale. Vorranno che cosa possa servire, perché adesso come adesso possiamo permetterci. Permetterci anche una nuova base volendo. Questa base qua. Ecco, potrebbe essere utile. Allora, potremmo andare a prendere la nuova CC. Però mi servirebbe un veicolo per farlo. E quindi dovrei rientrare alla base. Non c'è nessuno che mi sta raccogliendo del gas. Sì, sta raccogliendo del gas. Dovreste andare verso il lair, che non sarà più un lair. La Masked Manticore ha 1, 2 cecchini, 3 cecchini.
Questo lo ricalco un mine. Ma vorrei vedere magari il team dei rookie che se la cava. Tre cecchini con... ah, guadagnare il Protein Mutant Field. Tra l'altro, avevamo preso una nuova mitragliatrice. C'è nessuno che ce l'ha bisogno, nessun Evine. Il team di prima era questo qua. Tu non hai bisogno di niente. Tu non hai bisogno di niente. 20. Mark for Death e Ready for Action. Un po' più di velocità volendo. Stealth meno 15, non tanto. Per il bonus l'accuracy non conviene. No, non conviene neanche questo. Bisogna decidere se andare molto più sullo stealth. Questo è un assalto. Stealth più 15. Accuracy più 5 perderei. No, non vale la pena. Tu potresti avere una mitragliatrice decente se la usassi. No, anche una bomba incendiaria, why not? Ocromo, tra poco ti faccio fare la doppia classe. Tappeto, potresti avere con lo Scorcious Evade, Bloodlust. Però vuol dire che ti dovrebbero fare del danno, e questa non è una bella cosa. Piccolo bonus sulla velocità. Malena. Malena dovresti avere la pistola, quella... ti manca Rage Burst, che con Biochemist potresti tirare giù una Scilla. Tu hai sempre bisogno di livellare. Il waypoint. E qua c'è il nostro team di rookie. Volendo potrei darti queste. E questa per farti diventare un infiltrator. Doppia classe con infiltrator. Lo stiamo facendo? Voi dovete ancora livellare. Ecco, se lo dice no, magari un po' di queste no, non si può. Vabbè, andiamo a prendere un po' di materiali. Dai, andiamo! Vediamo come se la cava il team, questo team di rookie. No. Voglio togliere l'abilità di usare una mano.
bonus sulla Curious è veramente ridicolo. Però non ho armature migliori. Devo andare a prendere un po' di pistole. Rivardo doppie classe con assalto e darti biochemist. Quello sarebbe una bella coppia. Via. Salviamo. Allora, dobbiamo trovare il solito robotone gigante con tutti i suoi amici. Non posso andare lì sopra, eh? Tralala, vai! Abbiamo beccato il guardiano. Com'è girato sto guardiano? È girato non benissimo. Hai visibilità sul guardiano, il ciclope. Ok, si sveglia con la testa di là, va bene. Non il massimo, ma va bene. E va bene. Forse non ho il modo migliore per esplorare, ma considerando anche il fatto che si è perso. Giulio Murphy. Ok, iniziamo a avvistare i nostri simpatici amici. Ok. Bravissima. E avviciniamoci. Mentre tu, piano, piano... ti avvicini al ciclope. Ok. Almeno riusciresti a sparare se quelli si svegliano. Oh, potrei andare fino addosso queste cose. Però io voglio che tutti e tre siano pronti nel caso in cui ci fosse un po' di fuoco. Perché ha fatto Berserker? Va bene. Non si svegliano, si svegliano tutti e tre. Giulio Murphy sarebbe già lì. Avviciniamoci troppo. Andiamo avanti, prossimo turno.
non li vedo più. Ci siamo. Li abbiamo svegliati. Bene. Io dovrebbero essere in tre. Clearance, almeno uno lo facciamo secco. Molto bene, brava, 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 brava. Mi sei particolarmente piaciuto. Tirano avanti. Cavolo, ora malfunction 22%. Recupera. Tu vai vicino qua. Ok, abbiamo una plita là in mezzo. Acquiring targets.
on my way. Zooming in. Loro sono cavoli amari qua. Soprattutto per il ciclope. Quanto movimento che c'è. Il ciclope non si è spostato. Cosa che, da un certo punto di vista, mi lascia un po' più contento. Comes online. Devi tirarmi giù la sua testa, per favore. Oh, non lo vedi neanche. Oh, eccolo. Benissimo. Ora. Quell'altro è troppo coperto. Quello ci c'è fuori e speriamo. Allora, potremmo cortesemente riuscire a metterne giù uno di verme, grazie. Ok. Crunch time. Dagmara. Vorresti riuscire? No, non ce la fai.
Non ci credo. Certe volte davvero non ci credo alle cose. Niente, sei infilato in un punto che è orribile. E adesso Giulio Murphy, devi pensarci tu. C'è una pistola con la che potrebbe non funzionare. Quanto ho ancora nello scudo? 85, l'hai mancato completamente. Povero vermicello. È stato carino avere qualche cosa che mi dava un po' di fuoco. Però intanto qua buttando gli vermicelli almeno li distraggo. E quello chi è? Aia. Già, qua fa male. Oh mio Dio, quanti sono? Temo dovremmo scappare in ritirata. Dagmara, è tutto nelle tue mani. I can't do this. It's hard to shoot like this. E ora ce ne andiamo. Zooming in. Malfunction troppo alta. It's hard to shoot like this. Got lucky? Mamma mia, la vedo grigissima.
E uno ce lo siamo levati di torno. Finché il Steel Frenzy scappa. Avvicinati. Vedo male. Mancata. Non male. Tappamelo Levante, tappamelo. Troppo lontano. Non so perché l'abbia fatto, ma vabbè. Adesso ci penso il vermicello. Invece no. Ma non gli abbiamo risposto al fuoco. Questo non va bene. Cavolo. Quasi morto. Sento la mancanza di qualcuno con un lanciagranate. Risanarsi. Dovresti riuscire a magari ammazzarlo. Grazie. Uno di meno. Mi sembra che loro gradiscano particolarmente i vermicelli, quindi... Scappa un po' indietro. Avvicinati. Iniziamo a staccare un po' di... Beccato neanche sullo scudo, no? No. Giulio Murphy. Un tubo di niente. Allora, presso indietro. Non è più action. Tu attempting to acquire target. Pessimo. Fa un bersaglio gigante, ma attempting to reposition.
Aspetta, ci pensiamo di qua, no? Bene, bene, bene. Oh! Mi ha distrutto l'obliterator. Devo prendere un altro. Che tiro. Lo sapevo. Non andiamo per niente bene qua. Scendere di qua. Benissimo. Bruciamone ancora un po'. Non è andato a confine. Allora, è un playbill punto dove poter colpire. Bene. Non vedo niente, più niente di niente. Andiamo a prendere la pistola da lui. Scambio di pistola. Non vedo un accidente di niente. Agmara riesce a vedere tutti. Però no, forse colpisci qualcosa. Attempting to acquire Tuckett. Meglio che niente. Ui. Mi ha andato via tutto il fuoco. Ciao ciao vermicello. Ah no. Ciao ciao vermicello. Qua ce n'era un altro, no? Ah no, era quello che ho fatto fuori. Continuo a dargli armi di distrazione. Benissimo. Oh.
molto molto bene. Vabbè, piano piano gli rosicchiamo anche quella. Quell'accidente di scudo. Non l'abbiamo preso, no? Neanche un colpo. Molto bene. Neanche sullo scudo, immagino. The plan. It's hard to shoot like this. We got. Abbiamo fatto fuori. Abbiamo fatto fuori il guardiano. Povero vermicello. Sono ancora dazed. Poi non lo facciamo fuori mica. E questo? Un po' per preoccupante però, magari con un non ce la facciamo a fare quel game. Ready to fire. È passato attraverso. Gli è passato attraverso. Io a volte non capisco come funziona la meccanica di tiro con questo gioco, eh? Still active. Okay. Muove di un millimetro, cercate di paralizzarlo. Ma il fuoco se n'è andato. Poi ammazzarli tutti e due, eh? E così ne abbiamo fatto fare un altro, benissimo. Da qua non c'è nessun altro da colpire. Non riuscirai mai a fargli male. Però almeno gli riusciamo a spaccare un po' lo scudo. Aspettiamo la loro prossima mossa. Vabbè, ne abbiamo comunque uno di un altro di vermicello. Ah, tu non puoi più sparare perché c'è il... testa disabilitata dalle fiamme.
sapevo che con la paralisi non avrebbe più saputo che cosa fa. Ah, ma l'ha deployato lo stesso lo scudo. Molto bene. Allora, qua come siamo messi come vermicelli? Non posso spostare nessuna parte. Tanto riusciamo a fargli del male un po'. Poi. Dove riesce ad arrivare fin qua? Questi li abbiamo messi in un muro di fiamme. Un altro verbo micello. E tanto per gradire. Va bene, lo ammorbidiamo sto scudo. Quanto hai ancora? 80. Prossimo colpo non avrai più neanche lo scudo. Preso lo scudo? No, la drivo. Benissimo. Una cosa di due. Una. Qua in Overwatch, no? Dagmara. E ancora. Oh, uno è morto. Ovunque tu vada ti farai malissimo. Tu non hai Return Fire, eh? E tu non puoi più sparare. Non so che cosa sia successo, ma... un sacco di danno. Beh. Sì. Ne siamo cavate quei vermicelli. Molto bene, quanto manca qua? 15 ore. Sono fuori però dal range delle... Oh! Possiamo dare al nostro... in panchina... i suoi vivi a due arms. Magari anche... un caricatore di più, magari anche questa. Era una bella torretta. Queste sono le cose migliori, non so. La prossima volta facciamo un altro sito degli antichi e andiamo.
a devastare quello che c'è. Ah, giusto, lo devo ancora fare. È sempre domenica. Destiny, che non mi ricordo più a chi dovevo girare. In qualche che fa un cecchino. Lupin. Lupin ce l'ha già Destiny. C'era forse un... Tu non ce l'avevi? C'era... Chi è che l'aveva? Chi è che mi dicevo che doveva avere? Zach McCracken? Ma Kraken ce l'ha già. C'era un cecchino con il body. Ah, il... come si chiama? Capito. Hubert. Hubert doveva avere il Destiny. Invece che lancia razze. Non voglio prendere il Fury. Caro mio Deep Maio. Possiamo già provare a mutarti qualcosa. Sicuro ti serve. Perché questa è la combo che può servire di più. Per ora ti buschi questo. Invece potrei mutarti quelle gambe che hai in queste o queste. Caro mio figlio. Baby Face non ha raggiunto il limite. Allora, Antibus Rebus. È una pistola che è abbastanza conciata male. Di questo nel caso tanto lanci vermi e fanno lo stesso identico lavoro. Che perché pistole non... forse questo, che quella pistola lì non è che abbia molto senso. Dagmara, ti hanno fregato il mitra. Due speed serve. Complimenti per la mira, tra l'altro. No?
tiro su più 4. Potrei metterti anche dalle gambe quelle così, oppure quelle invisibili. Sarà più la velocità. Questa che bellezza. Quanto hai di quanti? Forse più 4. Vabbè, ti diamo qualcosa che dà più accuracy. Direi che Günther è messo bene. Una grandissima stealth. Quando ci sarà sneak attack. Non posso andare di surprise attack. Molto più danno. Però tu voglio che riesca a colpire bene. Non riesca a colpire bene l'avversario. Mara, ti buschi uno degli elmetti lasciati giù adesso. Direi basta così, dai, è tardissimo, quindi ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Fatemi bene.